va a Taranto? Sì, salga. Grazie. Che è un'idea, io ci sto. Dai, vieni. Ci vediamo ciao, dopo. Ciao, ciao. No, ragazze, io non lo farei. Allora, Silvia, tu che ne dici? Abbiamo o no una settimana prima del ritiro? E poi che male facciamo, scusa? Guarda, ci fermiamo nella mia villa giusto il tempo che tu e le altre concludiate il giro turistico. Se dipendesse da me non ci sarebbero problemi, ma se vi succedesse qualcosa... Ma che vuoi che ci succeda? Mia madre è a Parigi e mi ha lasciato le chiavi, non ci sono problemi, Silvia, dai. Mi dispiace, ragazze, non ve lo posso dare il permesso. Uffa, che strazio che è, Silvia. Già.
Buongiorno. Buongiorno, signorine. Chi sono quelle? Atlete, atlete del Nord. Che bella questa radio. È una Ford. Bella, eh? Altro che. Prende anche le stazioni straniere senza alcuna difficoltà. Dobbiamo convincerla a tutti i costi. Accidenti a lei. Io me ne sbatto, sai, di questa gita turistica. Non ne posso già più, figurati. È roba da educande, porca miseria. Sì, ho deciso. Io ci provo di nuovo con quella. Che roba! Accidenti, è proprio fico. Sembra la villa di una diva. Io farei pazzie per una casa simile. Sono tanto contenta che vi piaccia, ragazze. È stata un'idea fantastica venire qui. Entrate, su. Elena, vai ad aprire l'altra finestra. Ok, vado. Che bel sole. È proprio uno schianto, ragazze. Io non andrei più via, e voi? A chi lo dici? Vedremo di tornarci anche un altro anno, allora. E chi ti molla più? Su, portaci un beveraggio. Ma che sia freddo, bionda, eh? Tu davvero non c'eri mai stata? Mai. Però, non avrei mai pensato che sua madre fosse così ricca. Oltre alla villa, ha ereditato dal marito anche un bel gruzzolo. Beata lei! Dio, che bello avere una casa come questa. Francesca, mi piace perché non si è montata e non si dà arie. Già. Oh, brava. Tieni. Posso? Uè, pesi! E quello chi è? Tuo nonno? Mm-hmm. Accidenti, a quanti anni è morto? A 102. Ma va? Sì, sì, a 102, non ci credete? Invece di parlare dei nostri cari defunti, perché non andiamo a fare un bel bagno, mm-hmm. Eh? Ok. Andiamo. Eccolo laggiù, il mare. Che bello. Mi è sempre piaciuto il mare. Però non so nuotare, mannaggia. Dovete insegnare. E quando impari? Sei di piombo? Di piombo ci sarai tu. Buoni, ragazzi. Thank you.
E allora che ne dite? Mi sembra che qui vada bene, no? Benone, io quasi quasi mi spoglio nudo. E chi ti vede? Salata, eh? Io prendo un po' di sole integrale. Ah, buona idea. Ah, che pacchia. Ti piace, eh? Non frego. Attenta alla sabbia. Ehi, c'è qualcuno laggiù. Sono femmine, ragazzi! Buongiorno. Che... Non avete letto il cartello? Questa è una spiaggia privata. Deve scusarci, pensavamo che fosse deserta. E invece ecco che bella sorpresa. Sì, proprio bella. Ci dispiace avervi disturbato. Vero? Certo. Continuate a prendere il sole, non fate caso a noi, carine. È bene presentarci. Bruno. Mario. E io, Pierluigi. Senti, bello, che ne diresti di alzare i calcagni, eh? Dopo aver fatto un bel bagno. Ok, cara? Dai, Pier, buttiamoci in acqua. Con permesso. Aspettate! Oh, dovete insegnarmi a nuotare! Dai, Pier! Aiutatemi! Sembrano simpatici. Quando li ho visti arrivare così all'improvviso, ho avuto un po' di paura. Sai, con i tempi che corrono. Sì, sì, ma non gli diamo troppo spazio. Su, vieni. E siamo amici da anni. Da sempre. Anche con Pierluigi. Sì, era nostro compagno di scuola, l'ultimo della classe. Anzi, il penultimo, perché l'ultimo ero io. Ma dove sono andati Elena e Pier? Ma che dici, Bruno? Questa non è una domanda da fare. L'ultima scuola, primo con le donne. Bruno, invece, è un po' timido, come me. Beh, insomma. Sei timido, che male c'è?
È bella questa musica. Dai, continua. No, basta. Non ne ho più voglia. Prova tu, coraggio. Io? No, grazie. Avanti. No. Se insisti. Ma lo sai che sei bravo? Beh, insomma, mi arrangio. Chissà quante donne avrai avuto tu, eh? Forse il prossimo anno prenderemo parte al torneo olimpionico. Ci speriamo almeno. A Roma nell'ultima selezione siamo andate abbastanza bene. Ma guarda, siete delle atlete. Strano? No, anzi. Le donne atlete le pensavo più grosse. Non facciamo mica il sollevamento pesi noi. Io per esempio corro nella staffetta 4x4. Io ho scelto il salto in alto. E ho già raggiunto livelli apprezzabili. E la tua specialità? Giavellotto. So che nell'estate di solito si fanno un sacco di gare. Voi come mai siete in vacanza? Beh, è soltanto per questo fine settimana. Poi ci vengono a prendere le altre ragazze del club per iniziare lo strazio di un lungo ritiro. Dovreste provare per capire. Provatelo voi. Ah, scusa, a noi piace questo. Vieni, Rita. Sì. Ragazzi, come padrona di casa vi faccio una proposta, ascoltate. Vi invito a passare il weekend qui con noi. Ma sì, mi sembra una buona idea questa. Penserete lunedì a cercarvi un alloggio, eh? Ma certo, a me va benissimo. E a voi? Che ne dici, Bruno? Credo che un invito così gentile si possa senz'altro accettare. Grazie, Francesca. Grazie, ma non vorremmo disturbare.
Ma no, nessun disturbo. E poi vi posso dire che non è facile trovare un alloggio da queste parti. Sì, è così grande questa villa che ci si può star comodissimi tutti quanti. Allora, che ne dite, ragazzi? D'accordo. Francesca, permetti che faccia una telefonata? Prego. Pronto, Enzo? Sì, dimmi. Come si chiama questo posto? Villa Carla. Enzo, senti, noi siamo ospiti in una villa appena fuori città. Villa Carla. Ci tratteniamo fino a lunedì. Sì, certo. Come vuoi. Sì. Ciao. Ecco fatto. Ora che è tutto a posto, possiamo anche preparare il caffè, no? Finalmente. Tutto ok, ragazzi. Bene. Sono state gentili. A me sembrano ragazze di buona famiglia, vero? Sì. Sì, proprio di buona famiglia. E anche un buon partito. Allora, carte? Dai, Pierre. A me, due. Avanti, tocca a te. Vedo anch'io. Ho vinto ancora. Io non ho niente. Che aspetta? Hai perso. Ammazza. Guarda, guarda qua che roba. Elena, te la sei sbattuta, eh? E ora ti farei le altre due. Se proprio le volete, le lascio a voi. Sempre che siate capaci di conquistarle. Fatevi coraggio, ragazzi. Se veramente non ti interessano, ci proveremo. Bravo, così mi piace. Bene. Ora andiamocene a letto, eh? Dai, Mario. Buonanotte, Pier. Buonanotte. Thank you.
Tu vieni. Ehi, campionessa! Ehi! Ti aspetti a fare il bagno? Per me è troppo fredda. Preferisco continuare ad allenarmi. È più importante, non credi? Allora, guarda. Ci alleniamo insieme. Io traccio un cerchio sulla sabbia. Tu tiri il tuo giavellotto e io questo. Così vediamo a 30 metri chi ha la mira migliore, ok? Va bene qui? Sì! Attenta. Che fate? Ecco, guardate. Mica male, eh? Su. Ehi, quasi centro, eh? Accidenti. Brava, bravissima. È un fenomeno. Brava. Visto che roba? Vai forte tu, eh? Se il suo uomo dovesse tradirla, povero lui. Questa lo infilza, eh? Ragazze, mi sembra che ci siamo dimenticate una cosa. Abbiamo ospiti, ma poche provviste, purtroppo, lo sapete? Aia, male. E no, eh? Nel frigo non ci è rimasto molto. Ma allora una di noi deve andare subito in città. E uno di noi l'accompagna in macchina, naturalmente. Possiamo fare una cosa, se siete tutti d'accordo. Tiriamo a sorte, ok? Questa mi sembra la soluzione migliore. D'accordo. Chi pescherà le due pagliuzze più corte andrà a fare la spesa. Vediamo. Vediamo un po'. Ecco, scegliete. Dai.
Guardate. Uno sono io. Ecco. È la più lunga. E l'altra io. Sei tutto, lo sai. Ah, sì. Sai una cosa? Sei proprio bella. Sì, specialmente quando sorridi così. Ecco, il mercato è là. Bene, fermo qui. Non ci metto molto. Non offrire. Che roba, signorina? Ha solo questo? Perché? Cosa c'è che non vuole? Guarda, no, guarda. Non importa. Pesce, sempre fresco, sempre fresco, pesce. Venite, venite. Mi dà due meloni? Subito. Mille, va bene? Ecco. Pomodoro fresco, da questa parte. Ecco. Pesce, grazie. Sempre buongiorno. Fresco. Per favore, la gazzetta. Sì. E questo. Ecco. Grazie. Eccomi. Hai fatto presto. È comodo qui, c'è tutto. Bar, ho dimenticato di prendere una pillola. Ok. E dai. Momento, ecco. Ma perché qui? Tieni. Ah, allora state a mezzo voi due. Dai, gioca. E gioco. Ma non dire farsi di oro. Un attimo solo, scusa. Un gettone e un bicchiere d'acqua minerale. Grazie. Prego. Pronto? Pronto? No, bellezza, io al tuo posto non lo farei. Stavi per fregarmi, eh? Guarda. C'è un bicchiere d'acqua per la tua medicina. Meglio berlo, no? Prego. Whisky. Ecco. Grazie. Buongiorno. Ma scusa tanto, è piaciuto a tutti il film? E no? Io non ti capisco. Quello è un grosso capolavoro, te lo dico io.
Se hai in mente di sequestrarci, guarda che di soldi ne otterrai ben pochi. Vedremo. Ecco. Ma questa è matta, non ne azzecca una. Dai, dai, gioca e non piangere. Chi piange? Su. Non sai perdere. Tienila. Buona per me. Porca miseria, pigliate sempre, che è? Siamo bravi. Sì, bravi. Ci sono novità, ragazzi. La padrona di casa ha avuto la bella idea di comprare il giornale. Perciò sa tutto di noi, della nostra evasione e tutto il resto. Guardate. Fa vedere. Siamo fregati. Porca mignotta. Prendete le ragazze e venite in casa. Dai. Dai, dai, Camilla. Mi fai male. Su. Raccogli quella roba. Oh, no. Se cercate di scappare, so cazzi vostri. Andiamo. Dai. 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 Lasciami! Ma cammina! Oh, no! Adesso ve ne state qui buone fino all'arrivo del nostro amico, intesi? È quello a cui hai telefonato ieri sera, vero? Brava, hai indovinato, è proprio lui, brava, brava. E quando sarà qui il vostro amico, che cosa farete? Non ti preoccupare, ci penseremo dopo, e anche a voi. Vi prego, lasciateci andare. Non diremo niente a nessuno. Non voglio piagnistei, per Dio. Non li sopporto! Ho detto che non li sopporto! Smettila! Basta! Smettila, tu, la puoi finire! Guarda che t'ammazzo! Non sopporto sentire piangere! Basta! Ho detto basta! Smettila! Fanculo! T'ho detto di smetterla! Stronza! Porta da mangiare, tu! Fa un caldo che si crepa oggi. Non ne posso più. È un mestiere cane il nostro. Ma, beati ricchi. Loro sì che si divertono. Ehi, fermati, dove vai? Non fare la furba, sai. Dai, torna a sedere. Ah, volevi squagliarti, eh? No, no. Guarda che se ci riprovi, ti taglio la gola. Capito? Sì. Stronza. Tieni, Bruno. Hai finito? Scusa, scusa. Lo sai che ti dico, Carlo? Mi sono rotto le palle.
Noi taglieremo la corda subito, ma purtroppo dobbiamo aspettare il nostro amico. State buone e non vi facciamo niente. I fili del telefono. Coltello, ma un momento solo, Pierre. Basta! No! Che c'è, Troia? Non ci vuoi stare con me? Prego! No! No! Dammi il coltello e subito! Basta! Sì, Pier. Certo. Pochi giorni ancora e qua non si potrà più circolare. Ah, è un peccato. Guarda che bello. Che strano. Ci sono le finestre aperte nella villa dei Lorusso. Già, e la signora Carla è all'estero. Ferma un momento. Luigi, ci sono le guardie. Non muoverti. Che facciamo? Tu va ad aprire e attenta a quello che fai se ti premono le tue amiche. È strano. Vai, presto. Ricorda quello che ho detto. Vai, e voi ferme. Ehi, c'è qualcuno in casa? Ah, è tornata Francesca. Salve, ragazzi. Che c'è? È successo qualcosa? Scusateci, ma il cancello era aperto. E noi, signorina, vi sapevamo fuori. Vostra madre non è tornata? No. Abbiamo preso un abbaglio. Prego, entrate, vi offro una bevanda fresca, va bene? Altro che! E come va lo sport? Bene. In città si parla. Non doveva farli entrare, cazzo! Beh, insomma, proprio una campionessa, no? Se fiati non ci penso due volte a sparare. Grazie, no, no, è la verità. Vi tratterete qui parecchi giorni? No, due o tre. Poi le mie compagne passeranno a prendermi con il pullman. Beate voi che girate l'Italia. Deve essere bello, non è così? Beate voi. Prego. Stai attenta, se ti muovi sei morta. Proprio una bella casa, eh? E sta calma. Per Dio! Che è stato? Boh, sarà caduto qualcosa. Ecco qua. Grazie. Ora noi ce ne andiamo, signorina. Il nostro giro è appena all'inizio. Sì, va bene. E con questo caldo è dura. Eh sì.
Allora grazie tante e arrivederci. 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 Un po' strana, non ti pare? Già. Ci deve essere qualcuno con lei. Forse il suo amante. Può darsi. Sì, sì, c'è di mezzo un uomo. Beato lui. Ah, sì. Sei stata brava. Sì, molto brava. Non dovevi farli entrare, ma non importa. Da voi dobbiamo aspettarci soltanto il peggio. Siete senza pietà, l'ho capito subito. Adesso stai parlando troppo. Sì, troppo. E non te lo consiglio. Meglio se stai zitta, credimi. E adesso vai, andate, su! Via, via! No, aspetta, bellezza. Meglio una per volta. E niente scherzi. Ehi, dove vai? No, cara. Fai quello che devi fare, ma a porta aperta. Era sempre così allegra. Che avrà? Avrà dei grossi problemi amorosi. Problemi di femmine. Sarà così. Buon divertimento. Carabinieri e forze di polizia hanno esteso le indagini anche al nord, ma purtroppo non si hanno ancora notizie di 3 criminali. Posti di blocco sono in atto nelle località di frontiera per evitare che possano rifugiarsi all'estero. Anche la stampa sta collaborando attivamente diffondendo foto e dettagli sui 3. Ripetiamo a tutti che si tratta di criminali pericolosissimi, già condannati all'ergastolo per omicidio e stupro. Perciò uomini che non hanno nulla da perdere. Ed ora riprendiamo il nostro programma musicale. Guarda qui, la tipica famiglia per bene. Bruno, guarda questo tutto serio. Somiglia a mio padre, guarda. Sì, stessa faccia di merda. Di merda! Sono identici. No, e questo qua ha la faccia dello stitico. Dello stitico cronico. Thank you.
Ehi, senti un po'. Che c'è? Se si va di là da quelle due. Ci proviamo? Sì. Vuoi aspettare ancora? No. Allora andiamo. Così lui smetterà di sfottere. Dai, su. Che aspettiamo? Forza. Sì. Pier, noi ci vorrebbe andare di là. Dai, non fare così. Luri di porci. Dobbiamo cercare di star calme, altrimenti quelli là ci uccidono. Piuttosto che farmi toccare ancora, preferisco morire. Morire! Dai, ma che dici? Sì, preferisco morire, io morire! Sta fermo, siediti! Io... me ne vado. Non ci resto più qua. Non fare lo stronzo. Andiamocene. Sono io che comando, lo hai dimenticato? Ce ne andremo, ma non prima che arrivi Enzo. Dove ce ne andiamo, senza passaporto, eh? Me lo sai dire? Ancora poco e saremo tanto lontani da qui che non ci potranno più trovare. Sì. Perciò sta calmo. Cerca di controllarti. Tu e Bruno state complicando tutto. Da questo momento in poi vi atterrete ai miei ordini. Non voglio più storie con quelle là, capito? Aspettiamo che arrivi Enzo con i passaporti. Me ne frego! Me ne frego! Dei passaporti di Enzo della Grecia! Vuoi stare zitto? Io vado via! Adesso! Adesso! Smettila! Hai proprio deciso di tagliare, eh? Che bravo.
Sei proprio bravo, il nostro eroe ha deciso. E allora comincia a fare la guardia alla casa, che aspetti, coglione, vai, su! Cerca di scusarlo, Pierre. Non dovevamo prenderlo con noi. Pierre, senti, di Enzo possiamo fidarci? Li porterà i passaporti? Certo che li porterà. Questo non mi preoccupa. Il problema non è lui, ma le ragazze. Che ne facciamo? Non possiamo certo portarcele dietro. Salve. Ciao, François. Come stai? Bene, e tu? Non c'è male. Hai portato i passaporti? Eh sì, certo. Ci è voluto un po' di tempo, ma sono riuscito a fare un buon lavoro. I tuoi amici possono stare tranquilli. Sfido chiunque a dire che sono falsi. Va a vedere. Non sono perfetti? Guarda. Bravo. Grazie. Sei stato in gamba. E senti, di a quei tre che il pescareccio deve assolutamente salpare domattina alle 10. Perciò niente ritardi. D'accordo. E qualunque cosa hai bisogno, io sono a tua disposizione. Grazie. Sempre. Ricordalo. Lo ricorderò. Allora? No, io no. Rita, vai tu. Solo uno, Mario. Tieni, questo è più che sufficiente, sì. Vieni, Elena.
Aiuto! Pierre! Ma che è successo? Le ragazze, sta attento. Bruno, Mario, qui ce n'è una, presto! Correte a bloccare le altre, non fatele scappare! Maledetta! Non stavo fuggendo! Vi aveva visto, avanti, cammina, forza, muoviti! Aspetta. Aspetta, senti, tu vai di là, ci sono altre ville. Io vado... vado alla spiaggia a prendere il giavellotto. Ce n'è pure una birra. Brutta puttana! Thank you.
Ma che avete? Perché mi guardate in quel modo? No, che fai? No! Ammazzo. Aiuto! No, pietà! Questo è un posto perfetto per scannarti. No, non mi uccidere. No, ti prego, non farlo, non farlo! No! Creperai, ma prima voglio divertirmi ancora un po', hai capito? Ti prego! Non ammazzarmi! Basta! Fermati! Tocca a te ora, assassino! Che fai? Ci vuole ancora molto. Purtroppo sì, signorina. Accidenti, che guaio, siamo in ritardo. Io faccio quello che posso. Vi è piaciuta? Insomma. E ne sai delle altre? È tutto un repertorio. Allora che si fa? Tra poco arriverà Silvia con le altre. Fate attenzione, ragazze. Non una parola su quei tre. Niente. Sta tranquilla. Siamo coscienti di ciò che abbiamo fatto, no? Certo. Nessuna legge autorizza ad uccidere degli evasi. E anche se raccontiamo quanto ci hanno fatto, non sarà sufficiente a salvarci dal carcere. Una macchina. Sta zitta, sta
arrivando il loro amico. Dio mio, e adesso che gli diciamo? Stai calma, Elena. Vai ad aprire. La porta io l'ho lasciata aperta. È permesso? Chi è? Chi cerca? Ho un appuntamento con degli amici in questa casa. Mi chiamo Enzo. Ah, sì, ci hanno parlato di lei. L'hanno aspettata tanto. Sono andati via, signore. E non sapete dove? Non ce l'hanno detto. Avevano molta fretta. Li aspetterò. È inutile, non torneranno. Al telefono mi è stato detto... Senta, ieri sera c'è stato un certo movimento di poliziotti qui nei dintorni della villa. E così hanno deciso di squagliarsela. Dov'è il telefono? È guasto. Ho capito. Vado a telefonare fuori. Ma tornerò. E riprenderemo a parlare dei miei amici. È interessante la storia dei poliziotti. Me la racconterete con calma più tardi. Io non ho più fretta ormai. E credo neppure voi. Dico bene, ragazze? A dopo. Ma quelle stronze che cosa aspettano ad arrivare? Tanto meglio se la conosci. Le sue amiche sono brune. Una ha i capelli lunghi, l'altra corti. Quando avranno parlato, falle sparire, capito? Falle sparire per sempre. Forse trovi il pullman ancora alla villa. Lo riconoscerai subito. Su, via, andiamo. Vi sbrigate, ragazze? Beh, avete forse litigato? Ogni tanto con voi c'è una novità. Scendere a comprare delle cartoline. Non abbiamo pensato ai nostri genitori. Eh sì, sì. D'accordo, basta che vi sbrigate. Vi do un minuto, ragazzi. Ok, signorina. A loro, invece. Un minuto, Anna, capito? Va bene. Uffa, che strazio questa. Poi dicono che non ci sono preferenze. Ma quanta fretta. A chi tanto e a chi niente. Buongiorno. Vogliamo cartoline a colori della zona. Sì, insomma, foto della spiaggia. Un bicchiere d'acqua, per favore. Ah, ci sono di bellissime. Anche a noi. Sì, ne compro tantissime. Sì, va bene, ma che segniamo per il mondo. Non lo so. Quanto paghiamo, signora? Quante ne avete prese? È 20 con questa. 5.000. Che facciamo, ecco, le salutiamo? Ah, no, no, lasciale perdere. Guarda, certo, sì, ragione, sì, che sete che avevo. Dai, andiamoci. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Buongiorno. Fai finta di niente e non salutare, capito? Ma no, figurati. Ehi, ma che stanno a fare? Che te ne importa? Allora, siamo tutte d'accordo? Certo, ormai è deciso. Ho paura, quell'uomo aveva una faccia. Parla piano, sta calma, ce ne andiamo subito a Roma. Col primo treno. Ma certo, però calmati, eh. E i soldi? Ci pensa Francesca. Sì. Signorina Francesca Lorusso,